Amici del futuro americano ed amici di Scrimmage, suonino le fanfare! Gaudio e tripudio per i multi Cargo Dolphins che, battendo sabato ad Alessandria, i Knights conquistano lo storico traguardo delle Final Four, le semifinali scudetto. Andiamo a vedere come sono andati i quarti di finale. Frogs Lumberjacks 46, Knights Dolphins 22-42, Predatori Aquile 41-8 e Phoenix Rhinos 32-14. Come da pronostico, i Frogs e i Gladiatori camminano sopra le formazioni provenienti dalla Serie 2, mentre faticano i Fenici con i Rhinos e soprattutto i Dolphins ad Alessandria. Una partita molto intensa. Andiamo a vedere la griglia delle semifinali. Gladiatori Phoenix e Frogs Dolphins. Sabato prossimo, 9 giugno, allo Stadio Marazzi di Genova. Il poderoso libro dei successi dei Multicargo Marketing Dolphins sarebbe stato comunque riaperto per scrivere il secondo accesso ai playoff di tutti i tempi. Ma in terra di Piemonte i Cus Ancona hanno scritto sicuramente la pagina più bella, quella che vale l'accesso alla semifinale. Semifinale che verrà giocata sabato prossimo, come già detto, allo stadio Marassi di Genova in occasione dello Sport Show di fronte ad oltre 10.000 persone. Questo è il quantitativo che la federazione ha predisposto, ha preventivato quantomeno. Vedete in campo il lancio della monetina, visi molto tesi e nervosi. Campo non in perfette condizioni, molto scivoloso a causa di un nubifragio che si era abbattuto il pomeriggio su Nuovi Ligure, stadio nel quale si è giocato. Kickoff d'inizio operato da Robert Santos, ricevuto dal numero 17 Consiglio, che riesce a ritornare il cuoio sulle 30 yard prima di imbattersi sul numero 59 Stefano Paolucci, capitano della difesa. Difesa dei Dolphins che ha operato sicuramente la miglior partita della stagione, difesa che è riuscita anche a segnare, come vedremo, difesa che è riuscita a dominare gli avversari nel momento topico dell'incontro. Secondo tentativo, il numero 13, il quarterback di Alessandria, si tratta di Eric Riley, con il proprio compagno di squadra numero 88 Luigi Astore, miglior ricevitore della Golden League. Ricordiamo che per Alessandria la Golden League era una prima esperienza. I neopromossi dalla Serie 2 si sono comportati veramente molto bene in questo campionato molto difficile, che addirittura si sono riusciti a qualificare per questi playoff che iniziano sicuramente sperati per la formazione piemontese, e i Knights hanno dimostrato sul campo di meritare sicuramente questi playoff, giocando una partita molto dura dal punto di vista fisico, molto nervosa come per altri Dolphins che hanno totalizzato anche in questa partita 13 falli per 113 yard. È una partita che si è risolta solamente nelle battute conclusive. Entra l'attacco dei Dolphins dopo una buona difesa. Robert Santos lancia la palla per il numero 84 Guido Belvedresi. Buona la guardia del numero 22 Caramellini e non c'è niente da fare. Ancora Santos in dietreggio in drawback. Scarica una bomba lunga per Corrado Ambrosi, numero 87, che si butta sulla palla conquistando anche un primo down per i propri compagni di squadra. Corsa del numero 17 Davide Fasciani al ritorno in campo dopo una stagione vissuta a bordo campo, per lui qualche problema. Corsa ottima, vedete Robert Santos che in una option laterale sceglie di tenere la palla e di volare attorno alle 25 yard. Prossima azione, Robert Santos che avanza, trova un varco, ci si butta a capofitto, sfrutta splendidamente il blocco dei compagni di squadra e ancora una volta numero 22 Caramellini ad impedirgli la strada. Santos indietreggia, guardate questa azione, Guido Belvedresi arriva e schiaccia la palla, touchdown per i Dolphins, 6-0, azione di potenza del giovane ricevitore dei Multicargo Dolphins che alla prima occasione entra in touchdown rompendo ben due placcaggi. Trasformazione di un punto affidata a Robert Santos, splendido tramonto sullo sfondo e 7-0 per i Multicargo Dolphins. Si riprende con un calcio sempre di Robert Santos, la palla supera la goal line e quindi un touchback, e dalle 20 yard riprenderanno i Knights. Bomba di Riley a direzione del numero 81, si tratta del proprio ricevitore Benaglia che non riceve, buona la difesa. Ancora Riley, braccato da Loris Tombari, lancia la palla ed è Gabriele Ragano che si supera, big play della difesa. Avete visto Ragano che si è tuffato ed è riuscito a catturare la palla, permettendo l'attacco dei Dolphins di rientrare in campo. Corsa di Filippo Clini, buonissima la sua partita, per lui 8 portate per 34 yard. Però i Dolphins non riescono ad andare a segno ancora una volta. Panta di allontanamento di Fabio Capodaglio, la palla esce dal campo e quindi da quella posizione rincompiceranno i Knights Alessandria. Inizia il secondo quarto di gioco.
E qui Riley che trova un'azione personale, ma è Stefano Polucci ad atterrarlo dopo che lo stesso Riley aveva superato la linea di scrimmage. E ancora una volta i Knights costretti al punt di allontanamento, grande difesa, è una finta, una shotgun formation. Il punt arriva a Robert Santos, Santos una fair catch, ovvero sia una presa franca senza ritorno, e da quella posizione entra in campo l'attacco dei Dolphins. Santos questa volta viene seccato in maniera più che precisa dal numero 14 Flisiero, e nell'azione seguente Santos ha troppo tempo, ci pensa troppo, lancia in direzione di Ambrosi, ma è molto lesto il numero 29 Pesca ad intercettare un difficile pallone prima che Capodaglio, l'altro ricevitore, atterri l'avversario. Comunque la palla è dei Knights Alessandria che entrano sulle 40 yard. Lancio di Riley in direzione del numero 88 Astore, giocatore super sorvegliato, sorvegliato speciale, miglior realizzatore. Attenzione a questa azione, un punt di allontanamento. Ancora i Knights non riescono assolutamente a guadagnare del terreno. Ottima la difesa dei Dolphins in questo frangente. Robert Santos riceve il punt, parte in gran solitaria, arriverà oltre le 40 yard. Guardate, Santos manda vuoto praticamente tutti gli avversari, supera la linea di metà campo e riesce a portare il cuoio solamente placcato dal numero 77 Alessandria, giocatore dei Knights Alessandria. Naturalmente, scusate il gioco di parole, questa è la ricezione di Sergio Moretti. Sergio Moretti che realizzerà due mete, una più importante di quell'altra. E adesso Robert Santos che parte, una option, vola da sola. Guardate Santos come di potenza riesca a rompere ben quattro blocchi degli avversari. Ancora un'altra azione, Filippo Clini corre, palla in mano, si porta dietro quattro avversari e arriva vicinissimo alla chiusura del down. Ancora un'altra azione dei Dolphins, attenzione, azione molto importante questa, Clini, palla in mano, guardate la palla come schizza dalle mani del corridore marchigiano. La palla arriva nei paraggi di Moretti, ma è un giocatore dei Knights Alessandria, il numero 59, a catturare il possesso del cuoio e a ridare in mano la speranza a Riley e compagni. Riley, prima azione in shotgun formation, la linea di difesa pressava molto e quindi gli alessandrini hanno preferito giocare una formazione molto più sicura sui lanci. Questo è un punt di allontanamento, attenzione, numero 44 Alessandro Angeli, avete visto che ha colpito il punter di Alessandria molto dopo che lo stesso aveva calciato il cuoio. È un fallo gravissimo nel football americano, vale 15 yard di penalità e un primo down automatico. E su questo drive d'attacco poi Alessandria riuscirà a segnare, come andremo presto a vedere, corsa del numero 84 De Bastiani in una counter reverse. Prossimo gioco, un lancio di Riley in direzione di un proprio compagno di squadra, De Cristofaro, la palla è troppo lunga, ma nel quarto tentativo a 10 yard alla meta Riley non sbaglia. Guardate, l'americano dei Knights indietreggia, trova il benissimo nell'angolo numero 84 De Bastiani, che realizza questo drive d'attacco segnando la prima marcatura personale di questo incontro, sarà anche l'unica per lui. Sconcerto da parte della difesa dei Dolphins, che non si aspettava questo lancio proprio in un quarto tentativo. La trasformazione da due punti non riesce, il primo tempo finisce sul 7-6, finisce anche il primo tempo di scrimmage. Mi raccomando, rimanete con noi. Amici spettatori, siete sempre su Scrimmage, stiamo commentando la partita valida per i quarti di finale di Golden League tra Multicargo Marketing Dolphins e Knights Alessandria, gara disputata sabato scorso 3 giugno allo stadio di Novi Ligure. Primo tempo finito sul 7-6 per i Dolphins Ancona, ma c'è tutto ancora un tempo e ne vedrete sicuramente delle belle. Questo è il ritorno che dall'inizio al secondo tempo del numero 17
Davide Fasciani che viene bloccato dal numero 17 dei Knights. Consiglio passaggio di Robert Santos, numero 84, Belvederesi, che riesce a rompere qualche placcaggio prima di venire atterrato dal numero 46, Locatelli, linebacker centrale ex Jaguari Torino. E questo è un missile di Santos ricevuto dal numero 87, Corrado Ambrosi. Buonissima la sua partita con 3 ricezioni per 63 yard. Ancora Robert Santos in cabina di regia, cerca e trova nell'angoletto Sergio Moretti, che segna un primo touchdown importantissimo, un touchdown di 18 yard. Dolphins che vanno sul 13-6, e dopo questa trasformazione da un punto sempre di Santos si va sul 14-6. Gara finita neanche per idea. Alessandria dimostra subito che la partita si finisce solamente al momento in cui l'arbitro alza la palla al cielo. Qualche lancio in direzione di Astore, qualche buon intervento di Ragano e dei cornerback che hanno disputato sicuramente una buona partita. Ancora Riley non trova nessuno, cerca la luce da solo, si ferma e lancia controflusso sul numero 88 Astore, che viene bloccato e spinto fuori dal campo solamente dopo che già ha ricevuto la palla. Ancora Riley lancia il cuoio in direzione del numero 88 Astore, ma la guardia del numero 21 Ragano è incerta. Astore porta il cuoio vicinissimo alla goal line, e da quella posizione il numero 34 Tarantino a segnare una meta molto importante, meta che porta i Knights Alessandria vicini ai Dolphins. Siamo a questo punto sul 14-12. Trasformazione alla mano, Riley lancia, pesca e trova il numero 81 Benaglia, e quindi siamo sul 14-14. Fase molto calda della partita, nervi a fior di pelle, qui valsa molto l'esperienza dei giocatori dei Dolphins più anziani, che sono riusciti a tenere la squadra unita e compatta con la testa dentro il campo. Riprende l'attacco con Santos, palla data al numero 17 Davide Fasciani, che nonostante un primo contatto riesce a cadere in avanti e a chiudere quindi il down e a conquistare un primo down per la propria squadra. Ancora Santos, palla data al numero 82 Fabio Capodaglio, che esce con la palla in mano conquistando un altro primo down. Siamo sul terzo, sul quarto quarto di gioco, gli ultimi 10 minuti che dureranno una vita. Punt di allontanamento dei Dolphins, la palla esce fuori dal campo. Attenzione a questa azione, un altro big play della difesa. Corsa del numero 33 Manao, Alessandro Angeli lo placca, la palla cade a terra ed è preda del numero 59 Stefano Paolucci, che riconsegna la palla all'attacco a solamente 15 yard dalla touchdown. Quindi possibilità d'oro per quanto riguarda l'attacco. Vedete come tutto l'ambiente sia molto carico. L'attacco dei Dolphins prova con Santos, che lancia un missile in direzione di Corrado Ambrosi. Ottima la guardia del numero 29 dei Knights Alessandria, Beschi, sempre lui, giocatore molto capace nel ruolo di cornerback. Robert Santos scaglia un altro missile in terra di nessuno, niente da fare. Ci prova a questo punto l'attacco dei Knights Alessandria, rientrato in campo, palla deflettata dal numero 50 Domenico Di Nicola. Attenzione alla prossima azione, è un punt di allontanamento ancora una volta operato dai Knights Alessandria. Questo momento molto critico, la loro azione d'attacco, anche perché erano molto vicini alla propria end zone. Grandissima la difesa di coach Lucchene in questo frangente. Ci pensa prima Clini con una corsa di 8 yard e poi Sergio Moretti con l'azione che stiamo per vedere a portare ancora in avanti i Dolphins. Sergio Moretti riceve, si libera di un avversario e vola in end zone, siglando il secondo successo personale, portando i Dolphins sul risultato di 20-14. 20-14, Sergio Moretti giustamente congratulato da tutti i compagni di squadra. Extra point e sono 21 i punti nel carniere dei Dolphins. 21-14, ma ancora la partita è molto lunga. Kickoff sempre di Robert Santos, più veloce della luce, e riesce a varcare la goal line, palla in mano. Trasformazione, come dicevamo prima, realizzata da Michele Morichi, che centra i pali con la sicurezza di un veterano e fissa il risultato sul 42-22. Kickoff, ultima azione della partita, calciata da Santos. Ancora una volta è Francesco Fiorini ad arrivare sull'avversario. Ultima azione della partita, finisce qua l'incontro. Dolphins vincono 42-22 e accedono alla prima semifinale scudetto della loro storia sulla propria strada. Sabato prossimo, o alle 18 o alle 21, a seconda del calendario federale, giocheranno contro i Frogs Legnano, mai battuti negli ultimi 2 anni.
Beh, è stata una grande partita da parte di tutte e due le squadre. È chiaro che c'è molta amarezza per noi perché perdere non è simpatico, soprattutto in uno sport di grandi emozioni come il football. In qualsiasi caso, parte dei nostri obiettivi sono stati raggiunti perché come squadra al primo anno in Golden League abbiamo dimostrato che c'è una buona base su cui lavorare per i prossimi anni. Abbiamo già incominciato a sistemare certe cose per il futuro e sono molto fiducioso nei ragazzi che abbiamo qua ad Alessandria. Grazie. Ciao a tutti, complimenti a Alessandria. On behalf of the Dolphins and Kona, we're obviously very happy to have won the game. È stata una gara molto bella e incerta, risultata dell'astico e grande concentrazione. Alessandria ha giocato molto duro, però noi siamo riusciti a sfruttare al meglio dei giochi chiave grazie alla difesa, altrimenti avremmo anche potuto perdere. Fortunatamente è andata bene e aspetteremo sabato di giocare contro i Frogs. Qui comunque c'è qualcuno che può parlare meglio di Alessandria. Hello, ciao Ancona. Avete giocato veramente una buona partita questa sera, anche noi abbiamo giocato bene, peccato che eravate voi sulla nostra strada. Vi auguro molto fortuna e battete i Frogs. Serata storica per i Dolphins e per Ancona, sono felice di esserci e spero di tornare anche il prossimo anno. Ciao. Questo si può dire che è una serata storica per i Dolphins perché per la prima volta arriviamo ad un traguardo così importante. L'emozione è tanta, dopo 8 anni siamo ritornati nei playoff e finalmente ci possiamo giocare una semifinale nella bellissima cornice di Genova. Un saluto a tutti, la squadra ha fatto il proprio dovere, tutti sono stati bravi, intercetti, ricevitori, anche la linea ha fatto il suo lavoro e non c'è da elogiare qualcuno in particolare, ma il gruppo, il collettivo e gli allenatori che ci hanno sempre creduto e dato la forza di andare avanti fino ad arrivare qua. Sono soddisfatto della partita, però i falli sono stati tanti, abbiamo vinto lo stesso, merito della squadra tutti insieme. Speriamo ai playoff di fare un'ottima partita come abbiamo fatto oggi e speriamo anche di vincere. Arrivederci. Come già detto, i CUS Ancona Multicargo Dolphins torneranno in campo sabato prossimo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I marchigiani giocheranno alle 18 o alle 21 contro i 6 volte campioni d'Italia e campioni d'Italia in carica Frogs Legnano, imbattuti da 25 partite per un totale di 22 mesi. Per questa occasione rientreranno in campo anche gli ultimi infortunati Balestrini e Belvedresi Senior. Il pronostico è tutto a favore di Legnano, ma per i ragazzi di Coach Lucchena hanno mostrato di poter competere con chiunque trovando la giusta concentrazione nei match proibitivi. Finisce la 14ª puntata di Scrimmage e con tutti voi l'appuntamento è tra 7 giorni, stessa ora e stesso canale. E chissà che l'albo d'oro dei Dolphins non venga arricchito da una finale scudetto. Io volevo dire una cosa a mio zio che venerdì e sabato mi deve mandare a Genova, questo è il minimo. Quindi zio, se sei in ascolto, mi devi mandare a Genova. Raccomando, è importante, segna i calci. Un saluto a tutti. Ciao.